Ieri sera con Van Roy, un pilota del gruppo di volo virtuale di cui faccio parte, siamo andati a fare un giro con lo Strike Eagle. È stato il primo volo per lui, mentre io ne ho approfittato per fare un giro come Wisu. Purtroppo per tutta la serata siamo stati vittime di lag, ma abbiamo comunque approfittato della missione per mettere su ore di volo, perciò iniziamo. Ok, vabbè, mo dovrei essere pronto a muovere. Bene. Primo obiettivo, non prendere i pali. Pista, quindi è là. Ma puoi anche prendere la 04, battiti nel bellino. Quindi in fondo a sinistra e poi hai subito la testata pista lì. Tanto facciamo un po' di basic handling, dai. Andiamo a cercare il Takan. Scusami, il tanker. Poi facciamo un po' di navigazione. Semplice, semplice. E allora ricordi poi break, spula, tiralo su bene fino anche a 88-89, verifica i take off trim, verifica i flap e quando fai la rotazione siamo abbastanza leggeri, puoi già rotare a 150. Una volta andato su, appena fai gear up e flap up, occhio perché ha subito un momentum a cabrare, quindi bilancia con i trim a mettergli il muso giù, questo è proprio normale. Comunque è delicato quando fai la rotazione perché tanto siamo leggeri, non c'è bisogno di massacrarlo. Abbiamo due bombette di merda e una tanica. Quando sei in testata pista riattiva il trasferimento del carburante dalle CFT. Ora vedo normale due steer point 2 e 3 vicini. Stand by, aspetta che mi metto un TSD anch'io. Ma tu non vedi il 2 e il 3 vicini? Sì, vedi il 2 e il 3 vicini perché il 2 è il training range, il 3 è non l'arnaca lì, la base di training, come si chiama? Acrotiri, Acrotiri. esatto. Ok, posso andare? Check trim. Take off trim, check. Check, Flap down. ok, CFT, CFT on. ok, tutto tuo. Rolling. Poi è bello piantato, va. Rotazione. Gear up. Fill up. Eagle One, airborne. E qua dietro. Sì, mo Sì, ci dice. bene. Ciao, ciao. Io ti ho già pushato steer point 1, che è la zona dei tanker. Sì, vabbè, senti, facciamo un po' una bella cosa. Ecco, così non ci rompi più.
Com'è col 56? Ti ho detto, la manetta è quasi melmosa. Ci vuole molta fatica per muoverla, però è altrettanto stabile. Lo stick invece devo montarci le molle dure, perché questo è standard su... Vedi, io voglio aggiustare un attimo il pitch e fa ste cose così. No, vabbè, ma questo è normale perché non hai FLCS, cioè non hai No, ma per flyby favore wire. col 16. Ok. E tanto io ho messo su anche il nostro tanker. No, però Ora, c'è un problema che l'atta dei trim, se non fai attenzione, premi anche il castle switch. Aia. E ti devi proprio il pollice, devi proprio alzarlo e andarlo a cercare. Lo so, è un po' un problematico. Però ne vale la pena. Ok, puoi anche mettere il radar suon. Radar Radaron. on. Bella lì. Oh, cos'è questo nostro simpatico amico A26? Allora, vediamo un po' di capire come funziona dietro il radar, perché... Ah, sì, stronzo io. Texaco, Texaco 1-4-4-6, request rejoin. Bene, ora tutto tuo. Detto 300? Sì, ma è poco sopra i 300, di AS 315, se non mi ricordo male. Comunque, se ti interessa, il vento è da 031 per 6 nodi a questa quota. Guarda che smanettate che ci dà. Ok, visto che siamo in pre-contact, tolgo il lock se non li friggiamo, eh. Non ti serve più il riferimento, lo vuoi No, ancora? no, Ok. no, 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 sto in nav. Intanto c'ho ste botte di desync che sembra che... Il pre-contact puoi darlo anche tu, vero? Sì, quando vuoi. Tanto lo vedo sull'HUD quando siamo in pre-contact. Perché ho la ripetizione dell'HUD qua dietro, quindi vedo tutto quello che vedi te.
è altro che 300, eh? È a 350. Ricordi, ok, il ricettacolo è aperto. Oh, Che hai cosa? visto? È una botta di De Scappa. Sì, scappa. Sync? Anch'io ho delle botte di De Sync, niente Lo male. vedo davanti e indietro. Mo' stabile. No, qua dietro proprio per niente. Ora lo vedo fermo. Cioè, perché non scappava, scompare. Dai un pre-contact. Ready, pre-contact. Return pre-contact. Ok, ero lontano allora. Tre dieci. È la velocità. Ok, gli do di nuovo un pre-contact. Ready, pre-contact. Clear contact. Breakaway. Comunque non c'è bisogno che gli stai sfasato, gli puoi stare tranquillamente sotto e lui va di sbiego col boom. Oltretutto adesso Mi dà fastidio non vederlo. puoi abbassare il seggiolino, eh? Aspetta, aggiusta lo zoom. Tranquillo, è sopra di noi, eh. Sì, vedo. Avanti. No, sei quasi giusto. Appena un pelino più avanti. Boh, fermo così. Abbassa, 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 abbassa.
più giù, tranquillo. Abbiamo praticamente il boom nell'ala. Ok, fermo così. Ah. Ne tengo già soddisfatto. Il tempo contatto? Eh no, perché ce l'ho già dato, siamo solo a bordo refuel noi. Quindi Ok. vai pure sotto che dovrebbe. Mi balla troppo, vedi ste PO che escono solo. Che c'è un po' di gioco sulle molle, però poi non mi rendo conto quando comincia l'input. Oh, l'hai tolto tu? No, non l'ho tolto io. Saruman? Non credo. Non lo so. E in F10 io vedo i piloti eiettati. Botta di desync, niente male allora. Nel senso che li abbiamo messi sotto noi? Potrebbe anche essere. Sì, Vandroid con il suo F15E ha distrutto KC-135 usando Bene. 15 E perché non siamo morti? ESE. Perché probabilmente c'è stato un desync. Vabbè, fai finta di niente, dai. Navigatore, dimmi tu. Io ti ho dato il training range come steer point attivo, se vuoi. Se no possiamo fare atterraggio, touch and go, quello che vuoi, quello che Ma in aria terra? vuoi, quello che vuoi. Sì, aria terra. Se te la senti puoi andare anche a caccia di cattivi, eh. E non è che c'è rimasto granché di. Comunque io ho come del freeze. Non so se botte di lag paura. Botte di lag paurazza. Abbiamo Marco 82, no? Abbiamo un Mark 82, hai due programmi, uno per il loft a 30 gradi, uno per un CCRP tranquillo. Se mi dai un air to ground inizia a cercarmi il nostro obiettivo. Quindi ti basta che metto il radar in AG? No, mi devi mettere la modalità Modalità. proprio air to ground. Col custom switch up cicli tra aria e aria Guarda mo. terra. Yeppa. Io passo. Mi prendo il comando del PCD. Allora, vediamo dove stiamo. La cazza proprio pesante, eh. Cazza proprio pesante. E se riesci a mettere prua 250 riesco ad avere abbastanza offset per. 250. Ok, tieniti un po' in offset perché se no non riesco a mappare il terreno. Tanto sto mappando a 40, non so se hai l'NPCD sul radar di terra. Sì. Ok. Siamo troppo distanti per fare una mappa maggiore. Ah no, a 20 ci arrivo. Dimmi.
No, stavo guardando programma 1 e programma 2, mi sembrano uguali però. Sì, cambia soltanto lo stangle. Almeno io avevo programmato il secondo programma per avere un loft angle. Infatti se guardi Auto Ground Delivery Program Page, loft 35 gradi addirittura per il programma 1. E due? E per il 2 niente. Ok, andiamo di due. Okidoki. Allora, io intanto sto iniziando a mappare il terreno. Ah, posso già fare una mappa da 10 miglia. Siamo ancora parecchio distanti, eh. Penso che più di 10 di zoom non riesco a fare. Eh sì, infatti devo arrivare almeno a 60 miglia per il 4,7. Ah no, 80 miglia. Vedi la risoluzione della mappa? Guarda che roba che è. Però non riesco a vedere il nostro i bersagli. T-pod. Sul T-Pod. Accenderlo? Ok. No, l'ho acceso, Pare che sia acceso. faccio io. Il T-Pod è l'unica cosa che posso accendere io, ma che mi sono dimenticato di accenderlo, di riaccenderlo dopo che l'abbiamo caricato. Dovrebbe essere la torre. Se muovo il cursore in aria a terra, tu lo vedi muoversi, no? Sì. Ok, allora questa zona nera non vorrei che fosse Quello è il lago. Quindi rispetto al lago, dovrebbe essere lì il training range, proprio sulla strada. Dovrebbe No, ma essere dov'è Oyster Point 2? Quella zona lì. qua così. In quella zona lì sta. Sì. Vediamo se ci fa fare. Eh no, siamo ancora troppo distanti per uno zoom. Perché questo è l'aeroporto. Devo avvicinarmi? Sì, è almeno siamo a 60 miglia. Vado 2-6-0. Sì, tieni sempre un po' di offset. Comunque si lascia pilotare, Sì, col pilota automatico. eh? Ok, il T-Pod dovrebbe essere vivo. Tempo di merda. Però 4MFD e tutto così comodo è una figata dietro, Sì, lo so. eh. E vedi di nuovo bottazze di lag paura.
Ok, 54 miglia. Ora sì che ho una bella risoluzione sulla mappa. Addirittura vedi, guarda, l'ombra della torre. Sul radar radioterra, se tu vedi, si vedono le ombre create dal riflesso della torre verso il lago. Ma quale torre intendi tu? Questa qua, vedi? Questa dovrebbe essere una torre, se non mi ricordo male. Allora, questi dovrebbero Ma lì ci essere. sono proprio quella specie di cerchi concentrici. Allora, vediamo un po' qua cosa dice. Ok, mapping, questi 5 qua, vedi 1, 2, 3, 4, 5 dovrebbero essere i training range proprio, se non mi ricordo male. Perché la torre dell'aeroporto è lì, nella zona dove sono le case. Questa è l'aeroporto, questo qua, Beh vedi? sì, è la torre lì, dove è sulla sinistra. Questa però non era quella struttura che c'è dove qua su questa strada girano i carri armatini. Però io adesso non mi ricordo come cazzo si fa da dietro a fare il freeze del radar. In basso a destra quel timer è il refresh rate. Esatto. Ah, ecco come si frizza, vaffanculo, perfetto. Da dietro è tutto diverso. Ok, allora 40 miglia possiamo fare. Possiamo. Perché se lo tu frizzi puoi abbassare il livello di ritorno del terreno. Abbassi la luminosità e quindi vedi bene i bersagli. Comunque 13 secondi e facciamo il map degli obiettivi. Vedo la full line. Credo che sia tutto il Questa è la modalità di sgancio CCRP. Auto, no? sì, l'auto sarebbe la classe CRP. Vedo le famose, quei maledetti famosi cerchi concentrici del training range. Vedo solo i bersagli. Questa che non li renderizza qua ancora. No, ma secondo me li aveva tolti dopo uno dei tanti update. No. Quelli mi sa che vengono con la mod del 476. Mi sa anche a me. No, no, devo cambiarle ste molle. Devi cambiare ste molle? Molle dello stick. Troppo duro? No, troppo molli. Troppo molli? Sì. Verso la full line. Sì, ce l'ho io, ce l'ho io, ce l'ho io. Playtime 3 minuti. Facciamo uno sgancio livellato. Come vuoi.
Tanto davanti divertiti quanto vuoi, io sto Lo divertendo. sgancio è per, no? Questo è step, no, uno. Ma tanto un 82 neanche te ne accorgi, eh. Un 82 neanche No, te ne ma accorgi. aspetto di dover sentire un tum singolo. Principale difetto del 56 che non ha il doppio trigger. Ah, quello sì, potrebbe essere una bala discreta È rottura di grave. palle. Però potrebbe essere una discreta continua rottura di palle. Comunque abbiamo designazione tramite radar, vediamo quanto è preciso. Abbiamo vento da 0,27 per 6 nodi. No, vabbè, però è figo stare qua dietro, eh. Un minuto. Delle bottazze di lago qua dietro, niente male. Non so se è lago desync tra me Ha dato solo problemi col tanker. e 30 secondi. weapon free. Master Armon. Check. E Popeye. Dieci secondi. Bombs away. Everything. Ok, acquired. 10 secondi. Ford one out. 5 secondi. Ah, good hit. Excellent. È fottutamente preciso sta affare qua. È fottutamente preciso sta affare qua. Dio di un dio. E nuovo target acquired. Estendi tranquillo anche 8 o 9 miglia, senza grossi problemi. Secondo programma? Ma io, allora, se vuoi facciamo un altro passaggio dritto, così ti bilanci e poi facciamo il secondo programma loftando magari in bassa bassa quota. È fottutamente preciso sta affare qua. Ok, target acquired. E dice attacchiamo, se attacchiamo da qua, così abbiamo visto. Sì.
Papai. Acquired. 40 secondi. Eh sì, sono stato io, scusa. Dieci secondi. Teledot. Pico. Off. Bombs away. Ovest. Ah, pedino corta. Ok, gli abbiamo fatto male lo stesso, non è che non gli abbiamo fatto male. Ma tu il programma puoi selezionarlo da dietro? Sì, sì, infatti ti ho appena messo il programma 1. Ok. E target acquired. Questo mi avvisa quando devo loftare o devo... 10 secondi prima, sì, sì, sì. A T meno, meno 10 devo loftare. E devi iniziare il pull up. Ti chiama il pull up. Vedrai che c'hai la classica riga orizzontale grossa che si sovrappone alla linea dell'orizzonte. Infatti adesso okay, ti dice 56 al target perché non sei ancora allineato col target. Quando poi sei allineato ti dice al release. Scendo giù. Questa cosa fa molto tornado però. Cosa fa molto tornado? Beh, è sotto tipo d'attacco, no? Ah, sì. Ok, 15 miglia. E target acquired. Mask. Infatti vedi che ora ti dice 11.44 al T-pull up, hai visto? Perché è abbastanza intelligente da capire che adesso sei running in e quindi sei per il pull up. Quindi hai 1.30 al pull up. 4G, eh? Come si comanda al point track con da dietro, perché con l'auto acquisition non lo comandi. Gradi hai detto? 35 l'ho marcato. 35. È un po' tardo come pure comunque.
È arrivata un po' lunghetta, ma ci siamo. Per fare l'ultimo Secondo? passaggio? Sì, ultimo passaggio, poi arriviamo. Ok, ti ho fatto un ripple 3, quindi tienilo premuto ben bene. Ah, dammi solo un po' di quota che faccio, che prendo un target. Sono appena appena un po' mask, riesce ad aprire un po' a destra. Destra. Sì, sono sempre mask, livella pure perché non capisco come cazzo siamo messi. È dietro di noi il target. Ah, ok. Qui a sinistra, spa. Dolce. Yep. Tanto vedo se nei miei fogli c'è scritto come marcare un point track. Ok, ora abbiamo risolto. Ok, stand by solo un secondo. Authorization change port, no floor, return, stabilize, track. Ah, col press. Ok, perfetto. E sono Popeye. Scendo. Ok. Standby un attimo, mi devo ricordare sempre tutte le varie cose. E target acquired. Running in. Perso. Ah no, ce l'ho. Mi confondo perché la fall line non continua su tutto l'HUD, ma muore sul target di VCCP. Acquired. Minchia, questo glielo lanciamo veramente in bocca. Ah, questa va, puttana. Sì, ho visto un po'. Boh, bombs away. 10 secondi. Minchia, sono andate fino in cielo. Sono andate un po' a destra. Poor hit, però sempre hit. Sì. Diciamo che è generoso. Okidoki, allora vuoi andare all'Arnaca o vuoi Se fermarti qua? No, possiamo andare pure qua, se mi dai. Se parlaci tu. ci penso subito lo zio Mob. Aspetta un attimo che guardo che acrotiri che cos'ha. 251.75, quindi 251.75. Contattiamo ADC. Uno zero. Yep, ti ho messo anche il... Ti ho messo anche il course deviation.
Perché, ah sì, Ah. perché trozzo io, scusa. E niente, ti avevo messo un curso sbagliato. Se metti sull'HSD, sull'HSI hai tutto quello che ti serve. Vedi cosa vuol dire avere un guizzo premuroso? Dankeschön. Ok, siamo a pista, a nostre ore 9. Flap giù. Occhio perché ti ritira giù. Comunque non dovremmo essere tanto pesanti, eh. Secondo me con 160 dovresti essere uno speed. A quanto posso abbassare il 250 puoi tirare giù tutto, flap e carrello. Ricordati, quando sei in testata pista, di estendere, chiudi l'aerofreno e atterri con l'aerofreno retratto. Quando sei in testata pista, che stai sorvolando la testata pista, aerofreno e manetta in idle, e si siede da solo. E la speed è tra i 20 e i 23. 21 è l'ideale, l'alfa. Con la barretta verticale che è sulle HUD è la riproduzione del CDI. Giù, flap giù. Low altitude, low altitude. Touchdown. Bella, vedi che ci va giù da solo. Ci mancano solo gli invertitori di spinta. Oh, l'ho detto, sto affare qua è mortale. Ok, posso già starzare da qui, vero? Sì. Sì. Ce l'hai sempre attivato e tra le altre cose è ballo stabile, quindi anche a 40 sterzi tranquillo. Ok, liberiamo pista a destra. Bel giocattolino, eh. Stanger sono nuovi qua. Me li ricordavo qua su Acrotiri. No, qua in fondo neanch'io. Boh.